il cristianesimo delle origini, il cristianesimo di secondo e terzo secolo, che comincia a farsi strada e che deve farsi vedere, deve anche difendersi, sempre con una certa intelligenza, a mio parere, sfruttare, prendere, cogliere alcuni elementi della cultura pagana e farli propri. Fu una cultura che si innestò su un'altra cultura, certo, una cultura peculiare, con le sue caratteristiche, con le sue esigenze, con le sue necessità, ben evidenti. I martiri dicono: sono cristiani, non sono quelli, non se ne parla neanche, non proviamo a fare una trattativa a scendere a patti nel dichiarare l'essere cristiani da fede, ma su tutto il resto i cristiani seppero cogliere la ricchezza della cultura pagana, seppero essere forse meno intransigenti di come meno intransigenti, più accorti, forse direi anche più intelligenti di come talora siamo noi. Era una cultura, certo, era religione, ma era una religione che sapeva cogliere punti di contatto e affermare insieme le differenze, mentre talora una certa prospettiva laica, laicista, moderna, tende più ad affermare punti di distanza, punti di distacco, piuttosto che punti di unione, punti di continuità. La mia intenzione è questa, senza fare ovviamente alcun tipo di apologia, ciascuno pensa. Prego, prego. Ciascuno naturalmente continuerà a tenere le proprie convinzioni. E se c'erano peraltro domande della volta scorsa, sarebbe un piacere. Forse se qualcuno ha qualcosa da chiedere, qualche osservazione. Ci sono dei fondi. Qui non ce li ho, se me li chiede alla fine della lezione dovrei averli nella cartellina. No, foglio il noto della settimana scorsa. Foglio? Il noto della settimana scorsa. No, ma io ce l'ho. Dovrei avere nella cartellina verde, se non è nella cartellina, li scarichiamo un attimo una chiavetta e dopo lo scarichiamo. Abbiamo parlato sostanzialmente della tragedia. Della? Tragedia. Dei punti di contatto tra la Passio e la tragedia. Dunque, l'altra volta avevamo cercato di analizzare la scrittura al femminile di Perpetua, quello che Perpetua scrive di sé, e abbiamo ipotizzato, secondo me, anche con possibilità di cogliere nel vero, che Perpetua scrive di sé riecheggiando in qualche maniera situazioni, argomenti e forse addirittura anche parole, non vorrei dire citazioni, ma certamente modi di pensare, modi di fare, cioè presi dalle tragedie, presi dall'Antigone, dall'Antigone di Sofocle, presi parte da Teucro di Euripide. Questo ciò che Perpetua scrive di sé. Perpetua giovane e colta, bilingue. Perpetua racconta quattro visioni e poi la parola passa al redattore che racconta proprio l'ultimo giorno di Perpetua, quando Perpetua deve poi scendere nel circo con gli altri. Prima cosa che non abbiamo forse detto, forse non ho sbagliato sentito. In quale parte dell'impero,
Peraltro l'Africa è un luogo interessante perché dall'arte viene Agostino. Proprio da dagli immediati intorno di Cartagine arriva Agostino. Questo è estremamente, anche se poco, questo è estremamente interessante. Peraltro è interessante anche per il fatto che Agostino si nutre di cultura pagana. Agostino, prima della conversione, desiderava, probabilmente non una cosa nota, ma ricorrono velocissimamente, desiderava diventare un importante funzionario imperiale. Aveva immaginato per sé la carriera di funzionario, aveva studiato Cicerone. Detto Cicerone retore, Cicerone retore oratore, perché quello era il percorso di studi di un buon rampollo destinato a carriera amministrativa. Studiando Cicerone si lascia prendere dalla passione per la filosofia, Cicerone gli apre la strada per la filosofia. E allora comincia a studiare la filosofia, pagana ovviamente, ma la filosofia lo lascia sempre pieno di dubbi, tormentato. Sarà solo l'incontro con Ambrogio a Milano. Ambrogio peraltro è conosciuto in maniera molto casuale, lui si dice proprio nelle confessioni di essersi recato a sentire le vie di Ambrogio più per curiosità che per vero interesse. Chissà che sarebbe mai costruito. E poi solo l'incontro con Ambrogio, dicevo, lo rende cristiano, converte al cristianesimo. Ma tutta la produzione letteraria e teologica di Agostino è una produzione intessuta di letteratura classica, di letteratura pagana, e d'altra parte la formazione di Agostino è una formazione classica, pagana, ben si guarda dal rinnegare ciò che di buono c'era, in quella formazione, semplicemente poi li supera. È decisamente questo l'atteggiamento dei cristiani, mostrato però già un secolo abbondante prima di Agostino, ad esempio, il direttore delle Passioni, ma insomma, anche la prima lezione abbiamo detto che anche San Paolo non si vergogna di usare immagini della Paganese. Scusi, professore, io sono rimasta colpita da un'impressione che queste due, diciamo, eroine siano però su una linea quasi direi di masochismo, perché non rifiutano la vita, sì, per coerenza con il loro credo religioso, però ho notato anche leggendo il libro che da più parti c'è un desiderio di sofferenza, un desiderio di morte che deve arrivare il più presto possibile. Allora mi sono chiesto, queste persone vogliono in un certo senso proprio appiattirsi, imitare la passione di Cristo, o che cosa, che sicuramente possiamo, diciamo, tra virgolette, giudicare, perché le altre eroine pagane fino all'ultimo amano la vita. Antigone ha degli accenni anche di, come dire, di rimpianto per la possibile giornata, la sposa, è diversa il rifiuto della vita nelle sì sì, ma infatti penso l'altra volta di averlo messo bene in mente, cioè mi fa venire in mente le famose sante anoressiche, sì, tipo sì. Santa Caterina, che si distruggevano fisicamente. Allora, c'è qualche cosa di patologico. Questo io non lo so. Non voglio giudicare
era quello che non capivano i pagani dei cristiani, sì, no? Sì, sì. Perché i cristiani dicono non ci capiscono, ma i pagani non per forza non ci capiscono, sì, perché sì, la loro, sì, cultura. Vorrei cioè quello di effettivamente c'è una differenza. Il fatto che ci possono essere delle somiglianze non vuol dire che non ci siano delle differenze. Io spero di aver messo bene in evidenza l'altra volta che Perpetuo non è Antigone, Antigone non è Perpetuo, ci sono delle somiglianze, io penso volute, ci sono delle differenze, e le differenze sono altrettanto volute quanto le somiglianze. Certamente loro desiderano offrirsi alla passione proprio perché vogliono imitare Cristo, è una sequela di Cristo. Non si dice esattamente di Perpetuo, ma di un altro dei compagni di Perpetuo, Saturno, mi pare, ora il nome preciso non lo ricordo, ma lui provoca l'aguzzino di modo da essere persino percosso, frustato prima di subire l'attacco delle bestie, ed è particolarmente felice, quasi ottiene una corona in più, un punto in più rispetto agli altri martiri, perché lui ha subito proprio anche la fustigazione. Cristo non solo è stato messo in croce, ma ha subito addirittura la fustigazione. Vogliono imitare in tutto e per tutto, e vogliono imitare in tutto e per tutto la figura di Cristo. Anche gli eremiti, no? Anche gli eremiti. Si picchiano, mentre i pagani, sì, quando li vedono, dicono: la vita è già sofferenza di per sé. Sì, fino a un certo punto, perché in epoca imperiale, parlo insomma del tardo primo secolo dopo Cristo in poi, le immagini cruente di sangue, di ricerca della morte, diventano sempre più comuni. Eroi ed eroine si offrono alla morte con un particolare desiderio. Non ho citato nel vostro indauto, però ricordo ad esempio l'Arestia di Sceva nella Farsalia di Lucano. Sceva è un soldato, peraltro neanche di alto grado, dell'esercito di Cesare, che guida un'azione particolarmente coraggiosa, assolutamente suicida, di un manipolo cesariano contro Pompeo, uno contro X, uno contro N, tantissimi, e va incontro alla morte cercando morte, pur di dare morte, insomma, combatte furiosamente, addirittura l'autore arriva a dire che ricevette così tanti colpi, così tante lance sul proprio petto, che le lance che lo avevano trafitto gli facevano da scudo contro le lance che continuavano a trafiggerlo. Cerca la morte in tutti i modi, naturalmente la ottiene, pur di combattere contro l'odiatissimo nemico Pompeo, autore pagano, paganissimo. Però questo per dire che da una parte sì, certo, Perpetuo e Felicita e gli altri cercano la morte in questo modo così attento, rigoroso, quasi masochista, in un certo senso, perché vogliono imitare Cristo, e quindi non è masochismo, ma è una ben precisa volontà. Però questo gusto del sangue, dell'orrido, del macabro, che è stato definito anche barocco, fino al 800, inizio 900, critica tedesca in particolare modo parla di barocco, di gusto barocco, di
concetto barocco, cioè un barocco di bassa lega, era un pregiudizio, pregiudizio contro la letteratura latina di fine primo secolo d.C. e avanti, proprio per riferirsi a questo gusto del macabro, un po' ridondante, ecco. Questa Aristia di Cera è uno dei passi, ma non è neanche l'unico, è un passo che si lega bene nella memoria, ma non è certamente l'unico. L'eroe cerca la morte, eroe ed eroine cercano la morte. Antigone è eroina classica, siamo in Atene classica, è Euripide, ed è una cosa ben diversa appunto dal gusto dei romani di primo secolo di Cristo. Seneca diceva che quando andava nel circo, lo dice in una epistola di Lucilio, tornava molto peggiore di quello che era, perché assisteva a questi spettacoli terribili. Certo, Perpetua e Felicita, anche in questa ricerca del martirio, partecipano, sì, certo, della passione di Cristo, ma partecipano anche di un gusto che era penetrato nelle loro corde, perché erano persone romane. Perpetua nasce come Rampolla, se così si potesse dire, di un'altra società, della classe dirigente. Ma scusi, tutte le altre martiri, tutte hanno molte caratteristiche notate di queste, sì, sì, Santa, sì. La Barbara poi proprio col suo padre orribile, no? Che la uccide addirittura lui stesso, no? Prima dentro in zona. Quindi queste caratteristiche che ritroviamo, cioè di alto livello, cioè donne di alto livello, forse le altre non culturali, perché non scrivo, non mi risulta che Agnese o Cecilia, sono tutte comunque, non è che si siano, non lo so, sono esistite davvero, o è tutta una rappresentazione. Sono tutte. Chissà, allora. Ma questo è stato un esempio, questo sì, scritto. Allora, certo, c'è anche. Ma sono tantissime. C'è anche la Pasquagnetis, che fa parte del peristilo. Paolino di Nola, c'è la Passio di Cristina di Borsena, che è ovviamente di Borsena, ma anche lo stesso. Però queste grandi chissà, noi non abbiamo la possibilità, più che tanto noi non possiamo ritornare indietro, ma lo scopo di questa breve chiacchierata, di questa molto semplice ricerca, che comunque verrà pubblicata sugli atta del campo di cultura classica, è dimostrare come la costruzione del martire obbedisca anche ad alcuni topoi, ad alcuni cliché, voglio dire, diventa o cerca di diventare un genere letterario e come tale deve obbedire ad alcuni topoi, ad alcuni elementi importanti. Io non voglio dire che poi la Passio Perpetua sia un falso, assolutamente. Ci sono dati che sicuramente... È ragionevolissimo pensare che insomma, tale e tanta è la massa di dati, di testi che abbiamo, sicuramente le passioni, se ci sono state, delle persecuzioni. E, certo, la costruzione di questi documenti, non voglio dire che sia artefatta, ma ha subito un filtro ben consapevole, verrebbe da dire comunque che la storia è quella che si vince, e certamente loro l'hanno costruito in maniera molto rigorosa, con degli strumenti
narrativi, concettuali, con delle immagini a disposizione e che dovevano volevano impiegare. Quindi questo per quanto riguarda per quanto riguarda la parola di Perpetua, lei usa immagini, stilemi, grafici. Quando la parola passa al redattore, cose cambiano leggermente. Prima ancora che il combattimento cominci, si è raccolta di come Felicita, incinta, mitici, Perpetua, incinta fino a poco prima del giorno stabilito per il martirio, abbia partorito una bimba nata prematura un mese prima della scadenza della gestazione, 8 mesi, giusto in tempo per poter affrontare il martirio, perché non era consentito sottoporre alla pena una donna incinta. Ed avrebbe avuto un grande dolore se non avesse potuto affrontarlo insieme con tutti i compagni, né quelli avrebbero voluto lasciarla sola. Dunque, con un'intensa preghiera, ottennero dal Signore la grazia del parto prematuro. Il parto un mese prima consente alla giovane ragazza di partorire, e quindi subito dopo il fatto poter affrontare il martirio. La circostanza per la quale va incontro insieme al per la quale si va tutti insieme incontro al pericolo deliberatamente scelto, sapendo bene che si arriva a morte, richiama l'episodio di Euria Meniso nel Nono dell'Eneide. Io non so neanche a richiamare esattamente il Nono dell'Eneide, perché dovrebbe essere cioè, l'episodio di Euria Meniso, perché c'è il berrimo. Leggo velocemente i due passi che vorrei accostare. Se è detto il commarpiles, il gravite, il contristabatum, neta buona non socio, quasi comitem, sola mi via e iuste non spere, e i compagni di martirio si rattristavano di dover lasciare nel inquarente. Completamente, nella speranza di non lasciare una così buona alleata, quasi compagna da sola, nella via della medesima speranza, della speranza comune. Io vorrei venire, uno dice: non meligi tu un socio, un sumis. Aggiunge Reus mise Ugis, e Uria lo dice Niso, tu dunque fugis, enti, ti rifiuti di aggiungere me socio, come socio, come alleato, sumis Reus, per una sola impresa. Euriolo immagina, progetta la spedizione di un campo nemico, Niso progetta la spedizione del campo nemico, Euriolo si offre di aiutarlo e Niso vorrebbe, viene legato. Anche qui alcune cose simili, alcune cose diverse. Socius, la scelta di Socius. Che vocabolo che punta dritto al lessico politico-militare, alleato. Chi va incontro alla morte sono alleati, si sta facendo una guerra, era chiaro che per Aurelio Miso era una guerra, e quindi vanno lì da alleati, ma anche Perpetua, Felicita e gli altri si sentono in guerra a tutti gli effetti. Stanno andando incontro alla battaglia, è la battaglia più importante, decisiva. Quindi il socium direi che sia la parola importante, e lo è soprattutto nella passio, perché si dice
né tampone non so, c'erano quasi i gomiti. Il gomito è mia compagna. Sì, cioè sono due cose leggermente diverse. Una buona compagna, ma anche una buona alleata. Qui l'autore dice non è solo compagna, è proprio socia, alleata per andare in guerra. E tutti si stringono uno accanto all'altro. Gli eroi in guerra hanno una schiera di compagni scelti, e su questo aspetto anche poi arriveremo. Ma qui, semmai, come già notato per la scrittura di Perpetuo prima, i cristiani vedono una spes, cioè qui c'è contemporaneamente la somiglianza e la differenza. I cristiani vedono una spes in questo martirio, una speranza comune, che è virtù, mentre nella prospettiva pagana, in questa morte comunque deliberatamente scelta, poi non c'è dubbio, ovvero il viso vanno incontro a voglia, ma certo, solo due pazzi avrebbero potuto pensare di poter uscire vivi dall'accampamento nemico, dopo aver fatto una strage terribile. Per loro quell'impresa sono solo summers, è un'impresa, sono gesti. Ma non c'è elemento della speranza, sono un po'. È la gloria, forse, no? Summaris sono le glorie, è la gloria. Per Perpetua c'è una speranza, c'è una speranza che poi diventa, diventa gloria, ma è una speranza fondata sulla vita eterna, quella concezione teologica assolutamente c'è. Il richiamo a Emilio Remiso sembra rafforzato dal fatto che sia la Passio sia l'episodio virgiliano siano seguiti da un macarismos in cui l'autore, proclamando l'eccellenza dei giovani, fortissimi, beatissimi, immagini, fortunati anche Emilio Remiso, auspica che la loro fama possa durare eternamente, seppure all'interno di nuovo di prospettive diverse. In una gloria in edificazione meccanica, cioè allo scopo della costruzione e rafforzamento della Chiesa, è ciò che auspica e che prevede l'osservatore tertulliano, mentre Virgilio parla di una gloria legata all'eternità della letteratura. Però entrambi dopo la morte sono oggetto di un macarismos. Macarismos è l'intervento in cui si dice fortunati loro, felici, beati, perché hanno scelto qualcosa. Di nuovo, il macarismos è comunque un elemento topico anche della letteratura cristiana. I Vangeli delle Beatitudini sono un macarismos, alla fine, beati come lo spirito. Sarebbe eccetera, eccetera. Però quindi l'osservatore Giuliano usa un'immagine che è certamente religiosa, evangelica, ma che è anche vuol dire la prende da entrambi i lati, la prende da entrambi i lati, riesce a far funzionare entrambe le gambe di questa costruzione. È una costruzione che cammina su due gambe, se vogliamo, un po' stratica, nel senso giusto, non nel senso proprio. Un altro esempio: il giorno prima dei lupi, secondo la tradizione, i martiri consumano l'ultima cena, come liberano vocant, una cena che si usava a chiamare libera, durante la quale il suo pensamento si consigliava, coloro che erano condannati ad bestia mangiavano, insomma, l'ultimo desiderio.
punto però chi scrive sente il dovere di sottolineare che non fu una cena libera, che non mangiano in maniera sregolata, ma una agape, è un atto d'amore. È ovvio che qui c'è un rimando fisiologico, la cena degli apostoli, ma anche questo è interessante, proprio anche nell'ottica di cui parlavamo prima, di questo gusto un po' barocco. Nella letteratura epica di primo secolo dopo Cristo, spesso al momento della battaglia è associato anche al momento delle battaglie, delle morte, è associato un momento, il momento del barchetto. Il barchetto viene immediatamente prima del combattimento o immediatamente dopo. E spesso è un banchetto eccessivo, anzi normalmente un banchetto eccessivo, lussurioso. Si parla proprio del banchetto di lussuria. C'è un esempio particolarmente importante che è quello nel banchetto di Cesare, nella Farsalia di Lucano, il testo che ho già citato prima. Nel testo di Lucano si racconta, se poi la cosa sia vera, non si sa, probabilmente è anche solo un'invenzione di Lucano, Lucano racconta che Cesare, dopo aver vinto la sanguinosa battaglia di Farsalo, si fa apparecchiare una mensa abbondante, ricca, vista Calabri, per poter banchettare alla vista dei Calabri. Questo nemici, ovviamente. Questo per sottolineare da parte di Lucano la follia, la arroganza, del tiranno. Procomodo, questa è una gaffe, è una cena sacra. Ma anche nel esempio in Stazio, poeta di epoca domizianese, proprio anni 80 più o meno, il primo secolo dopo Cristo, c'è un episodio ricavato sulla scorta di Euriaro e Niso, e anzi ci sono due episodi in cui si compie un eccidio dopo che le vittime hanno mangiato e banchettato abbondantemente. Il banchetto è proprio un momento, chi è destinato a morte prima della morte banchetta eccessivamente. Forse proprio quei banchetti eccessivi sono immagini di quei banchetti che venivano concessi con ultimo desiderio a chi era condannato. Ovviamente loro sentono la necessità proprio di ripercorrere sempre momento per momento, dicono, in alcune cose siamo uguali, in alcune cose sappiamo quali sono i vostri gusti e facciamo il contrario. Cioè proprio ho l'impressione che casella per casella vogliono mettere qualcosa in uno schedario, quasi tipo il cartellino, non so se riesco a dare. Nel testo di Stazio, produrbat mensas divus liquor, un terribile liquame deturpare mense, dappertutto undique manant sanguine per mixti lacces et bacus in altus crater spaderas querelide, dappertutto trasudano di sangue, trasudano le coppe miste a sangue e bacco, vino, ritorna nei crateri e nelle coppe alte, cioè in
vino si versa ma ritorna sotto forma di sangue. Questo per dire proprio questo, per sottolineare questo gusto del deceso che in qualche maniera si ritrova anche nel testo che leggiamo. Ma è soprattutto il portamento dei martiri a configurarli secondo un registro epico, secondo un topos appunto della poesia epica, non risparmiano minacce e insulti, è quello che vi ho segnato sempre nel punto 3. E ha l'importanza di un verbo iattavant, come innanzi si giudice un dei, contestantes passioni su sue felicità, invidentes concorrenze, curiosità, dicente, salto, eccetera, eccetera. Con la medesima tenacia, scagliavano parole contro il popolo, minacciando il giudizio di Dio, affermando a chiare lettere la gioia per la propria passione, deridendo la curiosità di coloro che accorrevano, mentre Saturno diceva e poi la minaccia di Saturno. Anche qui c'è qualcosa che fanno anche gli eroi. Gli eroi, prima di combattere, spesso provocano, insultano l'avversario. Lo prendono a male parole. Di nuovo emerge insieme a un probabile richiamo la differenza rispetto alla situazione pagana, però il disprezzo riservato dai martiri a chi li giudica e condanna si fonda sulla protezione di Dio, sono dunque come testimonianze di saggezza, mentre il pagano che usa queste parole si espone al rischio di fibris e dunque anche al rischio di una rovina. Non so se avrò messo nel doubt, forse no. C'è un passo, Ascanio uccide Ascanio, figlio di Enea. Uccide un tale umano che taglia gli artanti delitti di Racanente, un nemico che gli attava taglia ditta, parole del genere, gli attare ditta, è proprio un termine tecnico per dire insultare. Qui si usa proprio la stessa parola per dire guarda che fanno la stessa cosa. Insultano il nemico prima di combattere, però attenzione, spesso il nemico nella letteratura pagana, il nemico che insulta è quello che perde. Qui i santi insultano, apparentemente perdono perché certamente muoiono, ma di fatto quella morte, quel perdere, è la loro vittoria. Però di nuovo c'è proprio questo elemento. Prima delle battaglie ci si insulta, ci si prende male parole. E proprio anche quello è un pezzetto del topo semico. Cioè, lo si fa perché fa parte del, come dire, siamo sul binario e quindi dobbiamo passare attraverso tutte le stazioni del il giorno del combattimento sorge con uno stilema decisamente elevato, il luxit dies victoriae domum, splendente il giorno delle loro vittorie. È evidente che il richiamo è piuttosto elevato, si tira immediatamente su di tono il registro, il riferimento ad esempio è al promesso nell'auto al punto 5, di video, si racconta che nessun giorno più noto di quello mai splendente, oppure all'Ercole Deo di Seneca, nel Cul Nobis Semis e Luxit Dies, dove Ercole vantandosi disse
nessun giorno pigro, splendente per notte, nessun giorno che Dio mi ha mandato sulla terra per dire ancora io sono stato pigro, però sempre questo, questo verbo che non è assolutamente casuale, non è così, ce n'è una manciata, ecco, non è rarissimo, però chi vi insultò sono tutte occorrenze di tipo epico, tragico. I giovani martiri sono, procedono fuori, procedono in carcere, no, però sembra una spedizione militare, felici, vultu decori, e anche come si diceva prima, questa bellezza del volto esprime la loro gioia, cioè loro sono proprio contenti di andare incontro alla morte. Ora è interessante proprio questa annotazione, vultu decori, con volto sereno, con volto bello. Beh, innanzitutto sono sereni, hanno una bella espressione, felici, contenti, o vultu decori, non è un'espressione che sia così comune, l'aggettivo decoris, anche qui, non è rarissimo, lo pseudo tertulliano non lavora di cesello, lavora con parole più attestate, cioè non è pindaro, ma comunque abbastanza ricercate, un registro medio alto, non proprio, ma medio alto. Normalmente decor lo si dice o della bellezza del Dharma, decor è karma, oppure c'è una bella occorrenza in Eneide 11.480 che vi ho messo il punto 5 dell'endato, come se la linea di Virgo causa maritante o costretta di corso. Accompagnava la Vergine della Vigna, causa di tanti mali, perché di tanto male, per tanto disgrazia, perché desiderata le mie, o un costretto di corso, con gli occhi bassi, con i puniti occhi bassi, belli e lì. Qui, vultu decori, qui però è interessante, volto nobile, bello, la parola indica la bellezza dell'arma, indica la bellezza degli occhi, ma la vigna tiene uno sguardo basso, perché si vede che la donna dovesse tenere uno sguardo basso, questi invece lo sguardo lo tengono alto e anzi inducono, nel corridore incedere, inducono gli altri ad abbassare lo sguardo. Non sono loro che abbassano lo sguardo, sono loro che fanno abbassare lo sguardo agli altri. Anche questo è piuttosto interessante. Ma ci sono alcune annotazioni che mi piacerebbe fare anche riguardo alla morte di Camilla nell'undicesimo del Camilla, regina sostanzialmente equiparabile a una amazzone, in guerra muore dopo un'aristia, peraltro Perpetua e Felicità hanno una loro aristia molto particolare, ovviamente non possono uccidere nessuno, ma uccidere, ma l'aristia consiste nel salvare le anime altrui, nel convertire le anime altrui. Il carceriere si converte addirittura in maniera plateale,
le conosce in carcere, comincia a interessarsi a loro, ammira il loro coraggio, per cui consente un trattamento un po' più leggero, un po' più umano. Dobbiamo immaginare magari che proprio il carceriere prudente abbia consentito loro, abbia consentito a Perpetua di avere carta e penna per poter scrivere, anzi dobbiamo immaginare tutte carte, papiro, pergamena, magari in condizioni di incarcerazione un po' più leggere. Ma poi al momento della morte di Satiro, Saturno proprio lo attira, ormai Saturno è stato ferito a morte, lo chiama vicino a sé e dice: dammi l'anello. Saturno si ispira all'anello e glielo porge e chiedo scusa, prudente. Si ispira al mezzo, glielo porta, Saturno lo immerge nel proprio sangue e glielo restituisce intriso del proprio sangue, dicendo: questa è testimonianza della fede. Ecco, e vediamo anche il culto nascente delle religioni, è appunto il culto delle religioni. Questa è la loro personale aristia, che consiste nel convertire, come riescono a convertire anche la folla alle minacce reagisce in maniera eterogenea, alcuni insultano nel rimando, alcuni invece cominciano a ammirare la forza di questi martiri e si convertono. Ma dicevo Camilla eroina, vergine, combatte e alla fine muore. Bene, ci sono due o tre elementi. Allora, innanzitutto l'insistenza del poeta, dell'autore, sul corpo dell'eroina donna. Ovviamente Camilla, nel cliché della Mazzoni, combatte con un seno nudo. Ebbene, sarà un caso, ma anche Perpetua e anche Felicita vanno ad affrontare le bestie con il seno nudo. Cercano di coprirlo, però si dice proprio che la fonte non riesce a vedere le mammelle ancora stillanti di latte di Felicita. Addirittura il pubblico chiede che siano coperte, però si insiste. L'uomo, il narratore uomo, il narratore uomo sicuramente insiste moltissimo sul corpo sul corpo dell'eroica martire, molto più di quanto avesse fatto Perpetua. Perpetua dice che quando le è tolto il bambino, perché non può più adattarlo, lei è destinata di bestia, se quindi il bambino le è stato tolto, temeva di soffrire di dolore. Mastite, invece, dice: contrariamente a quanto temevo, non è più dolore. Sì, Perpetua è molto più semplice, diremmo quasi ingenua nel parlare del proprio corpo, mentre l'uomo maschio, nel avvicinarsi letterariamente al corpo di Perpetua, sente questa necessità di soffermarsi sulle nudità e sulle necessità di coprire la nudità.
E poi viene trafitta, Camilla è attorniata da una schiera di compagni, lecte comites. Torna sempre questo, lecte comites, compagni, che l'attorniano. Quando viene colpita peraltro il tradimento, da un nemico che lei non vede, le compagne corrono a sostenerla, corrono a raccoglierne le ultime parole, la sorreggono proprio. E i martiri tra di loro, le martiri tra loro si sorreggono. Perpetua vede Felicità e le va incontro e tende la mano, peraltro probabilmente Felicità era forse la schiava, quindi anche questo è interessante, la padrona che tiene per mano la schiava e quindi si annullano completamente le differenze sociali. Comunque Perpetua sembra il comandante di questa schiera di donne, ma tutti si abbracciano tra di loro, si confortano tra di loro. Anche qui c'è quasi la necessità di passare attraverso un piccolo cliché epico. Il comandante viene sorretto o sorregge gli altri nell'ultimo momento. Alla fine della propria anche Sheva viene in qualche maniera sorretto dai suoi compagni. E poi le ultime parole del grande condottiero che muore. Quando ormai Camilla si rende conto che ferita e mortale e le si stanno chiudendo gli occhi, non perde tempo, ha un'amica, Acca mi pare che si chiami, sì, Acca, lì vicino, e le impartisce gli ultimi ordini, cioè passa il comando, un po' come abbiamo visto, il martire prende l'anello del soldato, lo immerge nel proprio sangue e lo restituisce come per passare il testimone, fin qui io, adesso tu, e cammina la stessa cosa, fin qui ho combattuto io, adesso tu sarai tu a prendere il mio posto. Camilla è colpita, la freccia penetra profondamente, un solito gusto un po' macabro, quel gusto barocco che vediamo poi pienamente in Stanazzi, in Lucano, comunque ha il suo inizio già in Virgilio. Bene, la freccia trafigge il petto, le costole, il seno di Camilla cerca di strapparsi l'arma, vede però che non ci riesce, quando non riesce a strapparsi l'arma capisce che insomma, è arrivata la morte, ma di nuovo anche Perpetua, abbiamo detto, è lei stessa a guidare l'arma del carnefice contro se stessa, nel momento in cui il carnefice inesperto avrebbe dovuto darle il colpo di grazia. Un ultimo particolare riguardo a Perpetua, sempre per dire questo gusto quasi un po' grottesco, un po' barocco, che però era completamente di quel periodo. Perpetua viene
assalita da una vacca ferocissima. Ovviamente la vacca ferocissima era stata pensata per un martirio di perpetua in relazione al suo sesso, per scuotere, per deridere nel suo sesso. Subisce l'impulsione, l'attacco in questa vacca, quasi non se ne accorge. Ora, sembra un po' strano, viene attaccata, distrutta, sfigurata, dice, beh, quando arriva il secondo, quando arriva io sto di male, e mi fanno notare, già hai avuto l'attacco, e già sei stata colpita, e le fanno vedere, insomma, la tua guarda. Suscetta nel passo nel punto 6 del Nautilus, suscetta quasi sono esperta anche un spirito e in estesi pure con un certo spizio recente il tuo stupendo sogno di un salto quando io mi produci ad vacca vita di Nesho Quan come audisse con gli armi e venera non riesco a credere che il misi quarta nota sulla stazione si incorpora e ti nardi lo scuro e con svegliata e cioè sollevata quasi risvegliata dal sonno talmente era in estasi di spirito in estasi possiamo renderlo come gli indieri cominciò a guardarsi intorno e mentre tutti si meravigliavano disse quando disse saremo condotti a quella vacca che non so o a quella vacca o cosa per essa o quell'affare lì che ci aspetta e avendo ascoltato dopo aver ascoltato ciò che era già successo non vi credete se non dopo aver riconosciuto, non mi credete prima, se non avesse visto alcuni segni dell'attacco sul corpo e sul suo abito. È un concettino, insomma, una roba strana, bizzarra. Vi dicevo prima che chi provoca, chi deride l'avversario è spesso il nemico caratterizzato però negativamente. Anche qui, Capaneo, nel decimo del Tebaio di Stazio, Capaneo è il mostro bestemmiatore per eccellenza del paganesimo, tant'è che anche Dante lo mette nell'inferno tra i bestemmiatori. Bene, Capaneo viene descritto nel decimo delle Tebaide di Stazio, testo peraltro piuttosto noto, quindi anche quello facile da riecheggiare, con un modo di fare simile. Capaneo dà la scalata alle mura di Tebe. Insulta Zeus ride di questo, sorride delle becere esternazioni di Capaneo, certo però lo punisce con una saetta terribile che lo incenerisce. Quando Capaneo vede arrivare il fulmine si dichiara non soddisfatto, dice sì, questo è giusto appunto il fuoco che dovrebbe annientare la città nemica. Poi il fulmine colpisce lui e le sue membra esplodono, questo concettismo barocco, esagerato per certi versi.
ma dice un poeta, Cattaneo non era soddisfatto, resiste al fulmine di Zeus. Paolo desiderando di usare se cessisse, o tre fulmine, sperare se, se le membra avessero resistito ancora un po', letteralmente, se le membra fossero venute meno poco dopo, volontario, o tutti fulmine da sperare secondo, ma avrebbe potuto sperare un fulmine secondo. Anche per vedere, in un certo senso, è quasi lì che spera in una seconda velocissima banda. Secondo me il richiamo c'è, in qualche maniera, non è proprio un richiamo letterale, ma la situazione c'è. Capaneo che voleva un secondo fulmine doveva girare nella mente. L'observo Tertulliano non ha bisogno di citare a memoria, anche perché citare proprio non andava bene in questo testo. Non è un testo di letteratura, non è la prova di un accademico. Si riutilizza un'immagine. Io l'utilizzo per un'immagine per dire, guardate, anche nella letteratura pagana c'è un eccesso, ma un eccesso cambiato di segno. Arrivederci, un eccesso cambiato di segno. Là il malvagio, il bestemmiatore, qui l'eroina purificata, perfetta. Tra l'altro, un'altra cosa interessante è che Perpetua e Felicita sono entrambe madri. Mentre le eroine al femminile, di cui abbiamo parlato, Camilla e Antigone sono virgines. E questo anche è interessante. Peraltro, Perpetua non è mai scomposta, anche nella prima parte del punto 6 vi parlo proprio della cura della persona che ha Camilla, che ha Perpetua. Normalmente la perfetta padronanza di sé indicava anche la sapienza, il sapiens è sempre per insieme il corpo. Gli eroi non corrono mai, sembra strano, ma l'uomo sapiens non ha bisogno di scambiarsi, di agitarsi. Ovviamente l'eroe malvagio, quello che si comporta male, è sempre eccessivo, come ragioniamo un attimo sull'opposizione tra maternità e verginità. E anche questo è interessante. Le eroine che abbiamo visto, Camilla e Antigone, sono eroine vergini ed erano comunque eroine in positivo, non c'è dubbio che sia Antigone, ma anche Camilla è eroica in maniera decisamente positiva. Talvolta, tuttavia, la verginità o la maternità mancata o la lunga astinenza dalle fatiche di Venere, dalle gioie di Venere, dalle fatiche, porta a follia. Quindi l'eroismo femminile è strettamente correlato alla verginità o all'astinenza, spesso. Mentre
delle due giovani donne martiri si dice che sono madri. Anche questo è estremamente interessante. In un periodo in cui, e ce lo dice Tacito, nel piano Augusto Oratoricus, spesso le donne, le matrone romane, si guardavano ad adattare i figli, facevano i figli e li davano a qualcun'altra da adattare. Bene, in questo momento qui, di nuovo, in un particolare, forse da poco, ma Perpetua ci viene a dire che lei fino all'ultimo momento, fin tanto che è stato possibile, ha voluto adattare il bambino, ha voluto tenere il bambino con sé anche in carcere. Mentre sappiamo da tante testimonianze appunto che, se possibile, i bambini, le matrone di alto livello, c'è proprio di nuovo nel quinto delle baie di Stanzio l'esempio di una madre, ora non sto a raccontare tutta la storia, però l'esempio di una madre che affida il bambino a un'eroina che insomma, deve fare da balia, la balia si distrae e il bambino viene morso da un serpente, pertanto muore. Naturalmente la mamma rimprovera moltissimo e violentemente la balia. Ma il poeta fa notare attraverso alcuni giri di parole che insomma, sostanzialmente se fosse stata così preoccupata per la buona salute del figlio avrebbe dovuto tenerlo lei, non affidarlo. Ma scusi, le altre sono sempre lei intendere, no? Allora, Agnese voleva arrivarci. Questa è una cosa un po' particolare che ho notato, no? Sì. Il fatto che sia sposata che abbia un bambino. Le altre in genere sono lei. Avrei voluto. Avrei voluto parlare anche di altre cose. Anche se rifiutano di sposare queste. Allora, in realtà, nella leggenda passione di Agnese, scritta da un uomo con toni molto solenni, molto elevati, tipici, quindi molto etici, con un riferimento anche un po' morboso al pudore, sullo stile della descrizione del Tulliano. Di Agnese si dice che un giorno ancora fanciulla, appena pronta per il taramo coniugale, ma già ardente di amore per Cristo, coraggiosamente si oppose non al matrimonio, ma al debito ordine di presentarsi agli idoli e rinnegare la Santa Fede. L'autore, io ho l'impressione che inventi un po' un stratagemma, perché è passato un po' di tempo, comincia a imporsi la figura della donna vergine consacrata, della donna consacrata che deve essere vergine, però c'è l'esempio di altre eroine come Perpetua e Felicita che erano madri sposate. E quindi, come dire, ci si inventa una specie di compromesso. Avrebbe dovuto sposarsi, ma poi non si è potuto sposare. E ha subito il martirio prima. Anche questo è interessante. Però è proprio interessante per me questo fatto che ci si sofferma sul fatto che lei è una brava madre, mentre in quell'epoca il moralismo umano e una certa molte testimonianze dicono che le madri, le madonne non erano così anche su questo però le viene impedito di fare
però sceglie perché lascia questo bambino. Amen. La fede, appunto, c'è anche la fede, la fede che supera tutto. Sì, sì, la fede soprattutto, la fede soprattutto. L'altra parte del Vangelo dice rifica padre, madre e fratelli. Però i figli è ancora una cosa. E la figlia è una cosa, però sopra qualsiasi cosa c'è il mondo. Sopra qualsiasi cosa c'è il mondo. Qui ha messo proprio tutto. Il padre, quindi diciamo figli obbedienti, no? Ma anche madri che lasciano il neonato per. C'era ancora soltanto una cosa che volevo dire, sempre come passo a Mietis, subisce il martirio dopo terribili prove, anzi il giudice per il nulla nella passione di Mietis, nella passione di Mietis, il giudice per il nulla. La giovane che assolutamente non vuole piegarsi la fa torturare, ma naturalmente le torture non servono a niente, lei non le sente nemmeno, allora dice non sente le torture, le resta una ricchezza che lei non vuole perdere, il pudore, e la costringe, la espone nuda in un trio, come prostituta. Naturalmente nessuno osa avvicinarsi, se non soltanto che le pone gli occhi addosso e immediatamente diventa cieco, ma è Agnese stessa a pregare affinché venga restituita la vista a quest'uomo, ed effettivamente le viene restituita la vista. Questo è un po' il miracolo. Ma poi subisce il martirio, ma non esattamente il martirio, una cosa interessante, martirio che subisce poi con riferimenti al Passio Perpetuo, che metterò sicuramente nell'articolo pubblicato per gli altri. Quello che è interessante a parer mio è il momento successivo alla morte. L'anima, lo spirito, libero dal corpo, dal carcere del corpo, può volare verso il cielo. Vado direttamente in italiano per essere più veloce. Svestito l'abito mortale, l'anima sua si slancia e libera, avanza attraverso l'etere, e gli angeli formano sul passaggio due canne di ali. Due canne, e qui, fin qui, va tutto bene. Essa contempla, e qui arriva Cicerone. Essa contempla la terra sotto i piedi, osserva di lassù le tenebre lontane, ride di tutto ciò che il sole aggira con la sua orbita, tutto ciò che è l'intero universo rivolge e avvolge, tutto ciò che vive nel fosco turbine delle cose, tutto ciò che cascina via con sé dava la mobilità del tempo. È una citazione abbastanza letterale, non proprio letteralissima, ma il riferimento è molto chiaro al sogno di uscita di Cicerone, testo filosofico stranoto a chiunque, insomma, della Repubblica, stranoto a chiunque a Roma avesse un briciolo di erudizione letteraria. Io penso che sia voluto immaginare, voglio dire, in un'epoca in cui non avevano l'aereo, non potevano. Qui insomma, immaginare la visione del mondo del dato da una distanza siderale richiedeva uno sforzo di fantasia non da poco, contrariamente a noi oggi che abbiamo effettivamente le fotografie della Terra, dei satelliti. Ebbene, immaginare qualcuno che vede la Terra dall'alto e si accorge di quanto sia piccola, di quanto sia vana, di quanto sia vano il trascorrere del tempo, futuro il trascorrere del tempo, insomma, non era banale. Se c'è che proprio, io penso, un richiamo voluto a un testo filosofico molto importante. E con questo vi saluto, vi ringrazio. Grazie.